Ormai sappiamo che per me Pokémon Scarlatte e Violetto sono i peggiori giochi della serie. Ma ora che è uscito il primo DLC, cosa ne penso? Beh, il DLC ha un framerate ancora peggiore del gioco base. Ci sono glitch, problemi grafici e pop-in ovunque. Ma tutto questo lo incontrerete solo se riuscite ad entrare nel DLC. Perché a quanto pare un problema popolare che sta succedendo a diverse persone è il fatto che non riescono neanche ad entrare nel DLC. Alcuni sono riusciti a risolvere il problema riscaricando il DLC da zero, altri cambiando account, ed altri ancora non riescono a risolvere il problema ed hanno buttato via 35 euro, che sono già tantissimi per un DLC del genere. Detto ciò, in cosa consiste realmente la maschera turchese? L'avventura inizia all'interno dell'Accademia Arancia, quando veniamo selezionati a partecipare ad un viaggio di studio verso la regione di Nordivia. E per il viaggio veniamo accompagnati da... Oh, è lei! Mommy, sorry! Ho avuto un errore di sistema sul computer. Scarlatte e Violetto, sta infettando il mio computer! No! Oh, vedo che hai con te una terasfera. La scuola di una regione ricca di risorse come Paldea può permettersi questo e altro, eh? O forse te la sei meritata per via del tuo particolare talento? Già il modo in cui... Già il modo in cui parla la musica mi fa pensare che sia cattiva. Come avrei mai intuito, il mio nome è Rea. Sono un insegnante dell'istituto Mirtillo. Pensa, coordina le attività curricolari presso un istituto nella regione di Unima. Unima, ok. Ok, grazie Game Freak, aspettiamo prossimo anno per il trailer. Lo sappiamo già, non vi preoccupate. A tal proposito, ti dice qualcosa il nome Libro Scarlatto? È cattiva! Prendiamo quindi l'aereo per andare a Nordivia, come potete vedere da questa dettagliata animazione. Appena arrivati riceviamo il compito da Rea di avvisare il responsabile di Verde Giada del fatto che uno dei bambini, a causa del viaggio, non si sente molto bene. Bambino di merda! Stai rovinando i miei piani! Mi fai sembrare un mostro! Raggiunta la cittadella, veniamo fermati da Rubra e Riben, i due fratelli protagonisti di questo DLC. E qua Rubra ci sfida ad una lotta Pokémon per testare le nostre abilità, in quanto è razzista. Questo non me lo sto inventando io. A lei canonicamente non piacciono gli stranieri. Ok. Ok, è tempo di scoprire se i nemici hanno dei Pokémon con dello scaling sensato, oppure adesso mi manderanno in campo un Rattata a livello 6. Vediamo! Rubra allenatrice. Fuciena a livello 60? Ok, c'è un minimo lo scaling dei livelli dei nemici, però è solo dei livelli, il Pokémon non si evolve perché è ancora un Pucciena. Ovviamente, essendo Pokémon non evoluti, il combattimento si conclude molto in fretta. Ma almeno lei usa uno dei nuovi Pokémon, ovvero Polchageist. Purtroppo questo design l'avevo già visto in quanto era stato mostrato qualche mese fa in un trailer. E quel trailer era molto bello. In quel video morivano un sacco di bambini. Cosa sta diventando Pokémon? Sconfitta la sorella maggiore, informiamo finalmente il responsabile che siamo arrivati e veniamo benvenuti dentro la struttura del circolo comunale, che incredibilmente ha degli interni. È l'unico posto in tutto il DLC con degli interni. Ma più importante, ha anche il bagno degli uomini, il bagno delle donne, il bagno accessibile. Ok. Ah sì, i tre gender, uomo, donna e accessibile. Cosa significa il bagno accessibile? Dormiamo quindi per la notte ed il giorno dopo inizia la missione principale della maschera turchese, che consiste nella grande avventura di leggere tre cartelli. Questo è l'intero piano di studio dello scambio culturale. Wow! Che scuola! La rinominata Accademia Arancia! Decidiamo quindi di fare squadra per questa avventura con Riben, in modo che ci possa aiutare a trovare cartelli. Lo battiamo ad una lotta Pokémon ed iniziamo a dirigerci verso il primo cartello. Prima di andare là, però, mi sono messo un po' ad esplorare l'ambiente circostante, visto che possiamo liberamente utilizzare Coraidon, e non pensandoci troppo, ho preso una strada abbastanza sbagliata. Oh, non credo che dovrei essere qui. Facciamo finta che non ho visto niente e seguiamo l'ordine che ci dice di fare le cose del gioco. Mi ero dimenticato che non posso esplorare come voglio questo gioco qua. Ma in compenso dovrebbe essere qua sotto il nostro amico. Trovato. Ok, piccolo detour, ma ce l'abbiamo fatta. Quello è il primo cartello. Scusa, t'ho spaventata. Te l'avevo detto, però, che ti avrei seguito a ruota. Ma non credo tu mi abbia seguito, ti assicuro.
ho fatto un giro un po' strano per arrivare fino a qua. Sul cartello è scritta parte della storia dei Pokémon leggendari di Nordivia e di come tanto tempo fa un orco malvagio che vive sulla montagna attaccò furibondo il paese. Venne però fermato dai tre Pokémon ben amici, ovvero Ogerpon, Okidogi e Fezendipiti, che sono un cane, un uccello e un uomo. Teoria confermata, gente! Tutto il Pokédex di Paldea si può riassumere in cane, uccello e uomo! Io ve l'avevo detto! Vi ho avvisati di questa cosa, ma non mi credevate! Comunque, il cane, l'uccello e l'uomo riuscirono a salvare il villaggio dall'attacco dell'orco, ma morirono nel farlo. Riben però non si fida al 100% della storia e pensa che l'orco sia in realtà solo un Pokémon incompreso, dicendo che gli piacerebbe incontrarlo ad un certo punto. Riben è un po' ossessionato da Ogerpon. Accanto al cartello troviamo anche la tomba dove sono sepolti i tre Pokémon. E dopo averla visitata, iniziamo a dirigerci verso il secondo cartello. Questo luogo, tra l'altro, è una delle zone con il frame rate più basso del gioco. Ci sono dei momenti in cui il gioco va quasi a 0.5 per di velocità, quindi a rallenti, nel mentre vedi tutto il mondo a rallentatore ricostruirsi con costanti pop-in ovunque. Questa cosa succedeva nel gioco base alcune volte, ma solo dopo che avevi tenuto il gioco aperto per ore, ore, ore e ore, si verificavano leak di memoria e tu non resettavi da un sacco di tempo. Qua che tu resetti o meno, in alcune aree il framerate è ingiocabile. C'erano pure persone che speravano che questo DLC potesse fissare i glitch e i problemi di performance. Lungo la seconda strada per raggiungere il secondo cartello, però... Oh, ma è un crawler del passato! Oh! Salve! Te sei l'altra waifu del DLC? Tu chi sei? No, aspetta, fammi indovinare. Sei una degli studenti venuti da Paldea per il viaggio di studio. Come fai a saperlo? Son vestito con tutti i vestiti dell'Accademia Arancia! Che cazzo sei, scema? Il paese è piccolo e la gente mormora. C'ho i vestiti dell'Accademia Arancia! Mi riconosci da quello! Io mi fermerò per un po' in questo paesino. Se ti va, torna a trovarmi quando avrai finito di fare le tue cose. Per esempio, catturare 150 specie di Pokémon del Pokédex di Nordivia. Ci vediamo. Devo catturare 150 Pokémon del Pokédex per la sua quest? In Leggende Pokémon Arceus va bene, te corri in giro e spammi il Pokémon come una mitragliatrice. Qua non posso farlo. Perché aggiungono sempre nei DLC una cosa che fa perdere un sacco di tempo? Non ho voglia di catturare tre quarti del Pokédex di Nordivia. Ah, di questa cosa ce ne preoccuperemo però nel prossimo episodio. Al secondo cartello viene raccontato che l'orco in passato possedeva quattro maschere dei poteri speciali che i beni amici riuscirono a sottrargli durante la lotta, e queste al giorno d'oggi sono custodite nel tempio lì vicino. Sempre più interessato da questa storia, Riben vuole andare a cercare l'orco sulla montagna e ci invita dicendo: ora che ci penso, andando da quella parte si sale sul monte dove vive l'orco. Si chiama Monte Orco proprio per quello. Jari, ti vado ad andare a vedere la sua tana? Tutti lo chiamano Anto del Terrone. Non l'ho detto apposta! Un terrore. Scaliamo allora la montagna, raggiungendo l'antro del terrore. E qua ci sfida ad un'altra lotta Pokémon, dove prende di nuovo tanti cazzi in faccia. Nel mentre lottiamo però, da dietro le quinte ci sta fissando un Pokémon misterioso. È Ogerpon. Visto che sta facendo notte, decidiamo di mettere da parte la missione di trovare i cartelli e torniamo a casa di Riben per prepararci e vestirci in modo da andare alla festa delle maschere. Prima di poterlo fare però, Rubra ci sfida di nuovo ad una lotta Pokémon. Sono fissati con le lotte questi due fratelli. Sinistra! È l'evoluzione? Oh, è l'evoluzione! Come è fatto? È comunque una tazzina del tè, ma c'è dentro lo spirito che sembra appunto uno spirito un po' malandato con quel, cos'è? Paglia che è in testa che sembrano dei capelli da appunto spirito giapponese. Puoi zoomarmelo, ti prego, gioco, lo conosco il mio Volcarona, fammi vedere. Mi conosco me stesso, mi fa vedere il Pokémon. Mi fa strano il concept base di questo Pokémon, ma ci sta, va bene. Andiamo allora alla festa al centro di Nordivia, che è un piccolo corridoio con qualche stand di cibo ed il tempio che contiene le maschere. Qua vediamo una figura misteriosa che decidiamo di seguire, allontanandoci così dalla festa. Ogerpon si comporta in modo amichevole, ma quando arriva Rubra si prende paura, scappa via e fa cadere la sua maschera per terra. Noi la raccogliamo da terra e siamo quindi ora in possesso della maschera turchese, la quale però è danneggiata. Il giorno dopo ci rincontriamo con Rubra per discutere di ciò che è successo con suo nonno, in quanto lui è un esperto di leggende e ci racconta...
Tanto tempo fa, un uomo e un orco smarriti giunsero a Nordivia da terre lontane. Il loro aspetto insolito spaventò gli abitanti del paese, che quindi impedirono loro di avvicinarsi. L'uomo e l'orco si dispiacquero molto dell'ostilità dimostrata dagli abitanti, ma a loro bastava stare insieme per essere felici, e si rintanarono nel monte, in una grotta isolata. Il mascheraio del paese, l'unico che provasse pietà per l'uomo e per l'orco, decise di fabbricare per loro una varietà di maschere. Stupende maschere brillanti, ornate di esotiche gemme che lo straniero aveva portato con sé. Indossandole, i due avrebbero potuto celare il loro volto e mescolarsi alla gente del luogo. L'uomo e l'orco gioirono alla gentilezza del mascheraio e lo ringraziarono di cuore. Fu così che da quel giorno poterono unirsi alla festa del paese all'insaputa della gente. Le maschere della misteriosa coppia erano così belle da guadagnarsi subito l'ammirazione di tutti. La loro fama raggiunse presto anche regioni remote. Avendo forse sentito parlare di queste rare maschere brillanti, alcuni avidi Pokémon giunsero a Nordivia. Si introdussero nella grotta in cui vivevano l'uomo e l'orco e tentarono di trafugare le maschere che erano gelosamente custodite in quel luogo. L'uomo, che per fatalità si trovava lì, riuscì a proteggere una sola delle maschere, ma ormai, privo di forze, non riuscì a impedire che i Pokémon assalitori rubassero le tre restanti. Dopo un po', l'orco tornò alla grotta. Tuttavia, vi trovò solo la maschera di colore turchese e le tracce dello scontro avvenuto. L'orco indossò la maschera e scese in paese, forse con il proposito di cercare l'uomo. Trovò invece i tre Pokémon, intenti a ostentare con gioia i loro bottini, e li debellò. Gli abitanti del paese, ignari dei fatti, non comprendevano cosa fosse accaduto. Tutto ciò che i loro occhi videro fu la figura di un orco infuriato, e ne furono terrorizzati. Credettero così che i tre Pokémon avessero protetto il paese dall'attacco dell'orco. Li chiamarono effettuosamente beni amici e li seppellirono con tutti gli onori. L'orco, ferito e sconsolato, si ritirò nella grotta isolata del monte vicino. Interessante. Quanto è brutto sto taglio di capelli. Vista così orribile. Hai baffi sopra il naso. Ebbene sì, gente. Il vero mostro non è il mostro. Il vero mostro sono gli uomini. E gli uccelli. E i cani. Questa è la morale del gioco. Veniamo a sapere anche che la famiglia dei due ragazzi è discendente dal mascheraio che aveva forgiato le quattro maschere. Per questo conoscevano la storia. Decidiamo allora di lasciare la maschera al nonno in modo che lui la possa riparare. Mentre facciamo questo dialogo però, Riben ci ha ascoltati senza che nessuno se ne accorgesse, facendolo sentire così tradito dal fatto che non l'abbiamo coinvolto e gli abbiamo tenuto nascosto il fatto che abbiamo incontrato Ogrepon, il Pokémon di cui lui è ossessionato. Quindi, quando ci rincontriamo con lui per andare a cercare l'ultimo cartello, si comporta in modo strano e ci sfida di nuovo ad una lotta. C'ha Diplin? Ok. Allora, Diplin ha senso che esista nel mondo di Flapple, Appleton e roba simile. Però spero che non sia la forma definitiva. Spero che abbia anche un'evoluzione. Perché sennò questa cacchio di linea evolutiva è maledetta dal fatto che ogni sua singola forma finale a me non sembra una forma finale. Spero che ci abbia un'evoluzione, ma non saprei, vedremo. Non ce l'ha un'evoluzione. Questa generazione rimane sempre uguale. Cane, uccello, uomo ed evoluzioni che rimangono uguali allo stadio evolutivo precedente. È proprio il tema della nona gen. Tema orribile. Comunque sul cartello non c'è scritto molto. È solo un avvertimento di stare alla larga dall'orco e Riben, stizzito, indispettito, incazzato di brutto, se ne va via. Sfrutto quindi questa occasione per esplorare la mappa di Nordivia, che è abbastanza piccolina, ed ho fatto un giro di tutte le aree attorno alla montagna. Catturo anche un Poltergeist, che soprannomino Surikatek, e poi vado a nanna. Il giorno dopo ci incontriamo con Rubra ed il nonno per riprendere la maschera, ma purtroppo il mascheraio non è riuscito a ripararla in quanto manca uno dei cristalli delle decorazioni. Andiamo quindi verso il lago cristallio, che non abbiamo mai visto prima d'ora, per recuperare una gemma. Ma prima di poterlo fare, a caso, un Milotic ci attacca. Potevano fare un combattimento con un Pokémon speciale, con un Milotic regionale, con un Milotic speciale, un Milotic paradosso, qualsiasi cosa, anche un Pokémon dominante. Ma era soltanto un Milotic, ok? Sconfitto, lascia cadere a terra una gemma e la raccogliamo. Qui però incontriamo anche Rhea, che sembra particolarmente interessanti ai cristalli ed il potere del Terra Crystal. Mommy? Scusate. Riportiamo allora il cristallo al nonno, ma oh oh, Riben ha rubato la maschera! Si fa molto avanti e indietro in questo DLC. Ritroviamo allora Riben, il quale ci sfida
di nuovo ad una lotta. Si fanno molti rematch in questo DLC. Battuto Riben racconta di come si sente tradito perché gli abbiamo tenuto un segreto e dà un pugno alla tomba dei bei nemici. Questo in qualche modo causa un terremoto e riporta in vita il cane, l'uccello e l'uomo. Ovviamente tutto questo senza nessuna animazione. Transizione al nero e transizione all'ora in piedi. Lì, così, in mezzo a nulla. Non viene mai spiegato come questo succeda. Ipotizzo potere dei cristalli e desideri. Riben gli riporta in vita perché ha il desiderio di dimostrare che Ogrepon è buono, mentre i tre bei amici hanno tradito l'orco. Non lo so. In ogni caso, loro immediatamente scappano via, rubano le tre maschere e si dirigono verso il monte. Li inseguiamo fino alla caverna del terrore, davanti alla quale bullizzano il povero Ogrepon. Facciamo quindi un veloce combattimento con l'uomo e salviamo l'orco. Voglio vedere la sua faccia, non abbiamo ancora visto la sua faccia per bene. È carino, dai. Mi sembra carino. Devo vederlo per bene, però mi sembra carino. Ma te lo puoi levare quella giacca lì oppure no? È attaccata al Pokémon o no? Oh! Un'animazione! Incredibile! Se sa maschera in faccia da solo. Non era transizione a nero e transizione al gioco. Pazzesco. Ci prenderemo quelle maschere, quelle buone o quelle cattive? Sì! Sì! Qua inizia l'ultima parte del DLC. Dobbiamo recuperare le maschere rubate, sconfiggere il trio e rendere Nordivia di nuovo grande. No, aspetta. Il combattimento con i tre leggendari segue lo stesso identico format dei Pokémon dominanti. Loro diventano anche giganti per qualche motivo ed il nostro obiettivo è solo quello di batterli. È eccitato di combatterci. È molto eccitato di combatterci. Non vede l'ora. Ma sono a 10 passi. Ok, si è fermato. Purtroppo non è successo niente di interessante in questi combattimenti. Oltre a costanti brutti colpi e proc del veleno, i miei Pokémon, insieme a quelli di Rubra, sono riusciti in poco tempo a recuperare tutte le maschere per Ogrepon, scacciando via il cane, l'uomo e l'uccello. E li vedi semplicemente camminare via. È un po' una conclusione della loro trama anticlimatica, però finisce così tecnicamente. Nel mentre facciamo tutto questo, scopriamo anche che Riben era corso al paese per raccontare la vera storia dell'orco agli abitanti di Verde Giada, i quali, senza rifletterci molto, si fidano del ragazzo, smettendo di venerare i tre bei amici e dando il benvenuto ad Ogrepon come nuovo Pokémon protettore del paese. Fatto ciò, ritorniamo di nuovo in cima alla montagna per accompagnare Ogrepon a casa, ma prima di potergli dire addio, lui si dimostra particolarmente interessato a noi, come se volesse farsi catturare. Riben però, essendo fissato e geloso di questo avvenimento, ci sfida un'ultima volta per il diritto di catturare Ogrepon. Ho capito, ragazzo, ma cosa ci posso fare io se tu sei insicuro di te stesso? Lasciami in pace! Inizia così il combattimento finale del DLC. Combattimento finale del DLC? È lui il boss finale? Non rompere la Pokémon stringendola. Shiftry. Oh, Shiftry? Praticamente debole a guacco pacco. Nessun problema. So bene che li metteresti più di me, ma non voglio arrendermi. Io so bene che adesso ti prendi un cazzo in faccia di dimensioni colossali. Vol di fuoco, chi è più veloce? Ah, pusillanime bastardo, figlio di puttana. Ok, scusate. Sciottone. Oh, ho fuoco al nastro. Ha fuoco al nastro anche lui, ok, va bene. Mi attacco speciale però aumenta. Non mi sciottare. Non dovresti poterlo fare. Perfetto, nice. Ora gli apro il culo. Mi dà soltanto il tempo di fare un secondo setup del vol di fuoco e aumentare l'attacco speciale in questo modo qua. Ti sei fregato da solo. Anche se non ho ottenuto il secondo setup purtroppo perché abbiamo avuto sfiga. Gliscor. Gliscor non è buono per lui. No, invece va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene perché c'ho la terra acqua. È al 76. C'ho la terra acqua io, va bene? Guacco, pacco, guacco, ok? Guacco, pacco, guacco, pacco, guacco, pacco, guacco, pacco. Guacco pacco imbattibile. Probopass debole al tipo acqua. Ah, Ogrepon è mio. Ogrepon è mio. Hai sei Pokémon, complimenti. Sei un combattimento, sei un gioco che non è serio, incredibile. Ha vigore, vero? Non dovrebbe avere niente super efficace però, logicamente. Elettrocannone invece ce l'ha. Ma sopravviviamo. No. Che sfiga, ok, va bene, facciamo una cura. Non le faccio mai, ma facciamo una cura. Basta che non mi critti o che mi faccia di nuovo paralisi. Ok, c'è il 100%. Non ce l'ha il 100% letto, cannone, lo so. Non mi paralizzare di nuovo per la terza volta consecutiva o non mi crittare.
Oh, così ti voglio! Finalmente, alla battaglia definitiva finale, riusciamo ad avere qualcosa a nostro vantaggio? Ma com'è possibile? Ma come può succedere una cosa del genere? Pazzesco. Deepling, che quindi non c'è evoluzione Deepling. Rimane sempre così, è un peccato perché è già un'evoluzione di Appleton. Però è un peccato. È un peccato perché non sembra un Pokémon fully evolved. Come non lo sembra neanche Flapple. È un peccato. Ok. Sweep di Guacco Pacco. Polibrat. Ok, c'ho Energy Palla. Questo Pokémon me lo sono fatto scambiare da Fanno, il mio moderatore. Chi l'aveva mai detto che il Pokémon fatto da una persona che gioca competitivo, con tutte le statistiche potenziate in modo ottimizzato, con la terra acqua di difesa e offensiva, e con un moveset ben distribuito, è il Pokémon più forte del team? Chi l'avrebbe mai detto? Yan Mega, che è debole ha? A fuoco! Siamo fortissimi! È pure veloce! He just can't miss! Però ho utilizzato un Pokémon del team! Mi dispiace, non so che dirti! Un po' disperato. Sapevo che sarebbe finita così. Con un solo Pokémon sapevi che sarebbe finita così? Cazzo, eri un po' negativo. Eri un po' apocalittico da questo punto di vista. Potevi pensare di sconfiggermi qualcuno. Poveretto. In questo modo gli abbiamo distrutto sia lo spirito che i Pokémon. E tutto è iniziato dal fatto che gli abbiamo ottenuto un segreto. Questa sì che è mascolinità tossica. Ora possiamo combattere e vedere in azione Ogrepon. Ok. Oh, oh, shit! Oh, shit! Oh, gli cambia il colore del vestito! Vabbè, niente di incredibile, però comunque carino che lo possa fare. Gli parte anche la terra oppure no? Sì, gli parte la terra. Che aspetto alla terra? Ah, è semplicemente la maschera che flutta davanti a lui. Vabbè, ci sta. Questo non è male. Se fossero state tutto il tempo maschere e non cappelli, non si vedeva il Pokémon, quindi sarebbe stato brutto. Quello è vero. Però preferisco la maschera comunque. Clava di liane! Oh! Che fa? Ok, bei danni, complimenti. Mi sa che vado per Zikikiki con una potenziale tossina, a meno che lui non mi uccida prima. Che potrebbe succedere? Non mi shottare con la clava? Non mi shottare con la clava? È fuoco, non mi dovrebbe shottare. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più con i brutti colpi. Sto impazzendo. Terrascoppio acqua. Rispondo alla tua maschera fighissima con un cappello di merda. Ma comunque Guacco Pacco è Guacco Pacco. Quindi terrascoppio acqua. Quanti anni ti faccio? Almeno metà vita, please. Ho un terzo, almeno un terzo di vita. Oh, oh, ok, Guacco Pacco, calmo. Campo erboso. Oh, campo erboso. Ok, secondo terrascoppio. Tira giù la maschera, grazie. Come disse un grande filosofo della nostra epoca, that's what the mask is. That's what the point of the mask is. E questa è la Lord Yogerton. Oh, devo batterlo 4 volte. Oh oh, ho già perso 2 Pokémon. Ho Energy Palla, ma questo non farà di sicuro tanti danni quanto la mossa che ho fatto ora. Questa farà di meno. Aspetta, c'è campo erboso, potrebbe fare comunque buoni danni. Potrebbe comunque fare buoni danni. Questo non dovrebbe farmi molto, dovrebbe farmi solo qualche danno. Più del previsto in ogni caso. Ha iniziato a piovere! Non adesso! Non ora! Non inizia a piovere! Ok, vinciamo comunque. Ma non è il momento di iniziare a piovere! Se iniziava a piovere un turno prima, rischiava di shottarmi. Ok. Seconda maschera andata. Tira sulla terza maschera, non so quale sia. È roccia o è buio questa? Questa è la più brutta, onestamente. Ok, siamo super efficaci con terrascoppio. Acqua sotto acqua. È roccia. Vi facciamo un botto di danni. Terrascoppio acqua sotto la pioggia. Let's fucking go! Ha fatto bene a piovere in questo turno! Yes! Guacco Pacco! Inarrestabile! Però adesso diventa erba con la maschera turchese. Resiste al fuoco perché sta piovendo. Il che non è ideale. Ma non importa per Guacco Pacco! Ce la può comunque fare! Siamo anche deboli nelle mosse erba ora, come ora. Siamo un po' nei casini. È andato troppo bene, troppo lungo con Guacco Pacco. Ha sconfitto tipo 9 nemici consecutivi senza mai prendere danno. Adesso mi sa che è arrivato il suo limite. Ha smesso di piovere. Se resiste a un colpo, cosa che vedo molto dura, può davvero farcela con Vol di Fuoco. Ma la vedo molto dura a resistere. Più veloce lui ora. Oh no. È più veloce lui ora. Ah, spero riuscisse almeno a fare un colpo. Vabbè. Ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il suo lavoro, Guacco Pacco. Non ci lamentiamo. Ok, abbiamo un piccolo problema però. Abbiamo soltanto del chiappo che è super efficace. E poi siamo un po' nella merda. Quanto faccio con l'assalto? È più veloce lui me lo immaginavo. Non dovrebbe farmi troppi danni, siamo resistenti.
Però siamo underlivellati, che ha senso. Quanto faccio? Ok. Mi accontento. Mi accontento. Ah, già siamo sotto campo erboso, per questo fa anche più danni. Quanto dura il campo erboso? Un turno. Se io stollo per un turno curandomi, che succede? Ha fatto un brutto colpo. Io che ci posso fare? Io sto impazzendo. Vai Rucchio Puppio. Ok, infestazione, please. È più veloce comunque, lui non mi aspettavo onestamente. Non mi shottare, non mi shottare, non mi shottare, non mi shottare, non mi shottare. Sono piccolo e carino. Non ha shottato. Ok, per una volta. Oh, oh, lo uccide di sicuro. Oh, lo uccide di sicuro Rucchio Puppio. Ogrepon, entra nella Pokéball. Sei mio. Non di quel bambino sfigato là accanto. Sei mio. E non puoi scappare. Entra. Let's go. Uno, due, tre. Abbiamo finalmente catturato il leggendario e l'ho rinominato Perogliorco. Dopo un dialogo dove anche la text box va a scatti, wow, Ribbon se ne va via piangendo e noi ci facciamo sua sorella. Anche questo è canonico, fidatevi di me. Il giorno dopo, l'ultimo giorno dell'avventura, facciamo un ultima lotta con Rubra, in quanto lei vuole vedere in azione Ogrepon. Ed io, da brava persona, non uso neanche Ogrepon durante il combattimento. E vengo punito in questo modo con Derchiappo che rimane perma paralizzato. Povero Derchiappo. Ha fatto una figura di merda in questo DLC paragonato a suo fratello Guacco Pacco. Finita la lotta, dobbiamo dire addio a Ribbon, Rubra e Rea. È uno scioglilingua con la remoscia. Perché sono stati richiamati all'istituto Mirtillo e devono quindi abbandonare Nordivia. Noi, tristemente, possiamo dare solo un ultimo saluto alla nostra ragazza prima che lei se ne possa andare. Non voglio dire addio, quindi alla prossima. Ho iniziato a piovere! Come un anime! La scena d'addio! Cioè, c'è ancora il sole che non è ideale, però sta piovendo come una scena d'addio anime triste! Non credo sia scriptato per niente, credo sia un caso che è iniziato a piovere adesso. E così si conclude il DLC con Ribbon che sta andando fuori di testa e vuole vendetta per quello che gli è successo, mascolinità tossica, ed un futuro continuo della storia quando uscirà il disco d'Indaco. Questo DLC è stato... è stato molto un avanti e indietro tra gli stessi luoghi, dove devi combattere le stesse persone 10 volte. Però almeno c'è una storia abbastanza originale con Ogrepon e il trio, che non è proprio prevedibilissima. Ma non abbiamo ancora finito qui. Il meglio deve ancora arrivare. Ora devo mettermi a catturare 150 Pokémon per avere accesso all'altra parte delle C importante, ovvero la quest della fotografa. Perché non mi è capitato anche a me il bug che blocca l'accesso al DLC?